Bene, oggi riprendiamo la funzione dello specchio nello sviluppo del neonato e del bambino e metteremo in parallelo Lacan, Winnicott e Dolto e ricordiamo che abbiamo già dedicato una video che metteva in parallelo Lacan e Winnicott. Oggi aggiungiamo Dolto. Allora, innanzitutto c'è una differenza nelle attribuire che cosa allo specchio tra Lacan da una parte e Winnicott e Dolto da un'altra parte. Allora, per Lacan, quando parla dello specchio, è proprio lo specchio piano, lo specchio fisico, quello che conosciamo, quello che vediamo, che rispecchia il visibile, quello che si vede. Mentre per Winnicott e Dolto, lo specchio non è lo specchio piano, specchio fisico, almeno in un primo tempo, cioè in un primo tempo non è quello specchio che ha una funzione importante nello sviluppo psichico del neonato. In un primo tempo, abbiamo visto per Winnicott, per esempio, è il viso della mamma che va a riflettere delle sensazioni, a riflettere quello che il bambino, il neonato, sente, risente. Attenzione però, Winnicott prende in conto anche il caso dei bambini ciechi. Allora, nel caso del bambino cieco non è più il viso ad avere questa funzione di specchio, ma sono altri sensi come il senso olfattivo e il senso tattile, o uditivo. Ebbene, Dolto quello che farà è che prenderà in conto tutti questi aspetti anche per i bambini, per i neonati che vedono, cioè il neonato che vede, ebbene, si rifletterà non solamente in quegli aspetti che sono aspetti del corpo, del viso, del corpo della mamma, ma anche su altri sensi, sensi dell'olfattivo, uditivo, dell'intenzionalità. Ecco. Per cui vediamo bene quello che accomuna Winnicott e Dolto. Dunque, per tutte e due non è lo specchio come lo specchio fisico, no? Che riflette quello che uno è, che riflette il visibile, ma prende in conto tutti altri sensi, altri aspetti, e soprattutto lo specchio come specchio psichico. E questo invece non è il caso per Lacan, dove prende in conto subito l'importanza, no, dello specchio fisico. In un secondo tempo, Winnicott come Dolto prenderanno anche in conto lo specchio fisico, lo specchio, quello che vediamo qui. Allora, in Winnicott lo specchio viene preso sì in conto, ma ecco, non sofferma tanto, dirà che il bambino poi vedrà il fratello, il genitore specchiarsi e lui imiterà un po' questo e da questo poi seguirà un po' una relazione con la propria immagine speculare. Dolto invece va a dettagliare un momento importante e costitutivo di questo secondo tempo, quando il bambino verso i 2 anni e mezzo va effettivamente a confrontarsi all'immagine riflessa nello specchio, dunque lì è importante il riflesso, la parte visibile e lo specchio piano, in cui dirà che ci sarà una confrontazione, un confronto tra un'opposizione tra una parte, l'immagine inconscia del corpo e l'immagine riflessa. Allora, che per Lacan era un'opposizione tra il corpo reale e il corpo immaginario, il corpo riflesso. Lì per Dolto è un confronto tra l'immagine del corpo, incosciente, inconscia del corpo e quella riflessa, perché lì il bambino a 2 anni e mezzo si rende conto, prende coscienza che l'immagine riflessa non corrisponde a lui, è un'altra cosa. Laddove
All'inizio per Lacan era l'entrata, questo confronto con l'immagine dello specchio che il neonato tra i 6 mesi e i 18 mesi riconosce nell'immagine se stessa in un momento di giubilazione, di godimento. Lì invece a 2 anni e mezzo il bambino, quando si confronta all'immagine speculare, l'immagine riflessa, cioè, si accorge, prende coscienza che non è quello che è. È un'altra cosa, no? Non è lui. Ma vede anche che gli adulti danno molta importanza a questa immagine speculare, a questa immagine riflessa, danno più importanza all'aspetto così dell'apparenza. E lì, da questa posizione, che nasce una sensazione sgradevole, va a mettere ancora più da parte questa immagine inconscia del corpo, quella che effettivamente rappresenta la parte di se stesso, quello che risente, a scapito invece, ecco, va a dare più importanza all'aspetto speculare, all'apparenza, quello che danno più importanza agli adulti, a scapito di quello che risente, dunque l'apparenza a scapito di quello che effettivamente è quello che vive e che l'immagine inconscia del corpo rappresenta. Bene, alla prossima video, arrivederci.